Buongiorno a tutti e buon lunedì e forza Juventus. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero davvero di sì, perché ieri non ci siamo visti, mi sono preso una giornata di riposo, di relax dopo una settimana in cui ci siamo visti tanto e quindi ho voluto lasciarvi un po' di distacco, anche perché non c'era la conferenza stampa di vigilia. È stato strano, no? Non vedere una conferenza stampa di vigilia, ma era normale per una settimana così strana. Ma è anche strano questo lunedì mattina. Non so voi, ma io sono galvanizzato, perché poi stasera sarà una partita difficilissima, lo sappiamo, contro un Bologna che è una delle squadre rivelazioni, contro Thiago Motta che è un allenatore che quest'anno veramente ha fatto parlare di sé, non solo per il Bologna ma anche per il futuro, e vedremo se sarà la Juventus, ma io immagino che sarà la Juventus. Poi sappiamo che il mondo del calcio è sempre un mondo che può darci tante sorprese. Penso che sarà la Juve, e se sarà la Juve sarà un motivo in più per considerare questa serata molto complicata, molto, molto affascinante, perché poi gli intrecci sono affascinanti. Prima di però di parlare dei grandi, voglio parlare delle altre Juventus, quindi dell'Under 19, allenata proprio a Montero, che ha fatto 0-0 a Frosinone e che ha concluso il suo campionato e che ci ha prestato, tra virgolette, il mister per queste ultime due gare, e quella invece dell'Under 23, che l'altra sera ha vinto per 3-1 e si è veramente mostrata a dei livelli altissimi dopo una stagione difficile nella prima parte, un buon recupero nella seconda, e ora in bocca al lupo perché domani dovranno affrontare la Casertana, che da quanto ho capito è una squadra molto molto forte, molto molto in forma. Giocheranno domani sera, mi pare alle 20:30, vedremo che cosa faranno. Ma poi questa sera gioca anche la Juve prima squadra, ed è una Juve prima squadra che per la prima volta mi ha dato delle sensazioni veramente di novità. Ma prima di tutto parliamo di quello che sarà il futuro della Juve prima squadra, perché stamattina Romeo Agresti ha parlato di possibilità legate ad alcuni rinnovi dei calciatori della Juve. Si è parlato di Rugani, lo sappiamo, si stava aspettando soltanto la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Rugani dovrebbe firmare questo rinnovo di contratto a spalmare un ingaggio troppo elevato per quelle che sono le possibilità attuali della Juventus e quindi rimanere alla Juve per altri due anni. Poi abbiamo Rabiot. La Juventus avrebbe contattato la mamma agente per chiedere: ci sono delle possibilità, dei margini di manovra per la permanenza? Ne abbiamo parlato anche nel video insieme a Lello l'altro giorno. Io vi dicevo, secondo me lato Rabiot quel post ci fa capire tante cose, quell'andare un po' contro la società. Io sarei sorpreso veramente di vedere ancora Rabiot all'Juventus l'anno prossimo, però mai dire mai. Chiesa l'aveva comunicato al termine della finale di Coppa Italia, aveva detto: io voglio rimanere e dobbiamo trovarci a fine stagione e parlarne, e quindi questo verrà fatto. E in più McKennie, che secondo i più informati ha rifiutato un rinnovo di contratto al ribasso, però la Juventus vuole capire se ci sono dei margini di manovra per rinnovare comunque il contratto di Weston McKennie. Questi sono alcuni giocatori che la Juventus in questo momento ha etichettato come prioritari dal punto di vista della programmazione, e vedrà il da farsi. C'è un quinto calciatore in realtà di cui parlare, ed è ovviamente Nicolò Fagioli. Nicolò Fagioli che ha terminato ieri la sua squalifica e che oggi torna convocabile. Torna convocato, che è diverso, perché prima ci sono stati veramente due momenti in cui mi sono bloccato un attimo. C'è stato il momento in cui ho visto la lista convocati della Juventus e ho letto il nome di Nicolò Fagioli, e a Fagioli faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo ritorno in campo, e spero che abbia lasciato alle spalle tutto quello che gli è successo di brutto durante questo anno e che questo tempo fuori, lontano dai riflettori, possa averlo aiutato a uscire da questo brutto periodo, perché ci sta a sbagliare, però poi bisogna rimettersi in carreggiata e bisogna che quegli errori siano lasciati alle spalle, perché se quegli errori non sono lasciati alle spalle diventa un problema. Quindi io spero veramente che Fagioli possa aver risolto questa brutta situazione, e quindi bentornato Nicolò. E poi c'era questa foto di Montero, dove solitamente c'è sempre stata la foto di Allegri, che per la prima volta mi ha fatto dire: ok, inizia qualcosa di nuovo, ma non tanto per Montero, ma perché non c'è più Allegri. E sapevamo che Allegri
molto probabilmente sarebbe stato esonerato al termine del campionato per ragioni legate al rendimento dei tre anni e al nuovo ciclo che si stava aprendo, però il nuovo ciclo si apre ufficialmente stasera, perché questa è la prima partita del post Allegri, quella di stasera che giocheremo a Bologna contro Thiago Motta, che sarà molto probabilmente il nuovo, è la prima partita del post Allegri. A volte il destino veramente ti mette nelle condizioni di dire: cavolo, stasera che torna Fagioli, stasera che si sfida Thiago Motta, proprio stasera, sì, tutto stasera, tutto oggi. Ed è per la prima volta che ho respirato veramente quest'aria nuova della Juve. Sarà una partita difficile, non prendiamoci in giro. Io ho visto il video dell'allenamento della Juventus con Montero che guardava, ma ha fatto un allenamento. E andiamo a sfidare il Bologna, che invece è in un momento super top. Sarà una partita difficile, lo sappiamo. E c'è già la probabile formazione, perché io vi dicevo, o Montero cambia e va direzione cose sue, esperimenti magari dettati dalla società, oppure non tocca niente. E intelligentemente, come fu anche il tentativo di Allegri di proseguire sul lavoro di Conte in occasione di Chievo-Verona, Juventus 0-1, autogol procurato da Cáceres, la prima partita di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, si riparte da il 3-5-2 e le conferme di quei giocatori che sono stati titolari. Quindi Szczęsny in porta, Gatti, Bremer e Danilo come terzetto difensivo, sulla destra Weah, sulla sinistra Cambiaso, Locatelli davanti alla difesa, Rabiot, McKennie, mezziali, Chiesa e Vlahovic in attacco. Questi sono gli 11, poi saranno disposti col 3-5-2? Boh, vediamo. Intanto c'è la bocciatura di Kostic dopo anche la finale di Coppa Italia da panchinato. Vediamo, perché è una scelta molto molto interessante. Però questa è la prima Juve di Montero, o dovrebbe essere la prima Juve di Montero, con questi calciatori qui, e ripartire esattamente da quello che era stato il blocco quasi di titolari di Allegri, perché potremmo probabilmente davvero aggiungere solo Kostic come giocatori che abbiamo visto spesso e volentieri al posto di Weah, ma Weah in realtà, al di là del fatto che non è partito titolare in Coppa Italia, stava trovando dei minuti, stava trovando un po' più di titolarità. Questo è assolutamente un dato da sottolineare ed evidenziare. E poi io vi ricordo che ci sarà un'ultima partita in casa che sarà contro il Monza di Raffaele Palladino, che dovrebbe essere la sua ultima, tra l'altro, partita con il Monza. E anche qui un po' il destino, perché la prima partita di Palladino in Serie A col Monza era stata proprio con la Juventus, e dovrebbe essere pure l'ultima prima di accasarsi da qualche altra parte in qualche altra squadra che lo sta cercando. In casa ci sarà da festeggiare una Coppa Italia. Io ho preso il biglietto, sarò in Curva Nord e spero davvero che lo stadio possa essere il più pieno possibile, perché ci sarà lo sciopero della curva, e spero che invece gli altri tifosi possano rispondere per cercare di riempire lo stadio, di salutare Montero, di salutare la Coppa Italia, di salutare tanti calciatori che non faranno più parte della rosa della Juventus, come Alessandro, che ha -2 per superare Nedved a livello di giocatore straniero con più presenza nella storia della Juventus. Non so se Nedved avrà mandato un messaggio a Montero della serie fagnene fare magari una al massimo o magari nemmeno quella, vediamo. Però devo dire la verità, c'è tanta curiosità, e proprio oggi, il giorno della partita, per la prima volta in assoluto ho ritrovato quella sensazione di boccata d'aria nella Juve. Ci vediamo alle 14, appuntamento a tutti in the box, parleremo ovviamente tanto di Juve, perché questa settimana è stata molto importante. Ciao a tutti ragazzi.